Bentrovati a Ricomincio da te, oggi ospite d'eccezione per la prima volta in questa stagione il nostro direttore Stefano Campanella. Bentrovato. Bentrovata a te Anna e bentrovati ai nostri telespettatori. E quando c'è il direttore in onda, il più delle volte perché si parla di Padre Pio. Beh, insomma, qualcosino ho imparato su Padre Pio. Ti associamo a questo. In realtà è questo un momento in cui vogliamo anche ricordare una persona che ha avuto a che fare con Padre Pio, ma soprattutto ha avuto a che fare con Papa Giovanni Paolo II. Ed è Andrei Poltaschi, morto il 29 ottobre scorso. E vogliamo insomma ricordare soprattutto questo rapporto che c'era stretto sia con il Santo Papa che con Padre Pio. Tu hai realizzato un'intervista in occasione della canonizzazione di Giovanni Paolo II, proprio a lui a Varsavia. Sì, in effetti io sono qui più in veste di testimone di questa persona che ci ha lasciati, non giovanissimo, aveva 97 anni, però grande testa, grande intelligenza, avrebbe potuto ancora, se il Signore l'avesse concesso, dare tanto soprattutto alla sua Polonia in questo periodo combattuta fra due opposte correnti di pensiero, una a favore della vita e della famiglia, l'altra contro. E lui insieme alla moglie ha sempre fatto battaglie in favore dei valori cristiani. E devo dire che quest'uomo l'ho conosciuto per la prima volta qui, perché subito dopo la morte di Giovanni Paolo II, lui insieme alla moglie Wanda e a un nipote vennero a trascorrere un periodo estivo qui e furono ospiti dei frati. E ricordo che in un momento in cui la moglie stava parlando, aveva necessità di parlare con uno dei frati, rimanemmo io e lui da soli e dovevamo un po' trascorrere il tempo. Persona di una grande dolcezza, di una grande serenità d'animo e che credo sia stato il pilastro della vita della più nota moglie Wanda Poltavska, la quale è stata il trade union fra Giovanni Paolo II e Padre Pio, perché ha beneficato di un miracolo che Padre Pio ha ottenuto appunto per la guarigione di questa allora giovane donna, madre di quattro figlie. Adesso lei ha appena compiuto 99 anni e poi lei comunque ha avuto una notorietà maggiore perché è stata sempre vicina e stretta collaboratrice di Giovanni Paolo II fino agli ultimi istanti della sua vita. Era l'unica donna laica presente al capezzale del Papa quando lui è morto. Poi c'erano le suore dell'appartamento pontificio, ma lei era l'unica donna che non si è mai mossa dal capezzale del Papa finché non è spirato. Noi abbiamo estratto due stralci brevissimi di questo racconto, il racconto di Andrei, il marito di Wanda, e quindi l'hai realizzata questa intervista perché all'inizio ho detto addirittura Varsavia, quindi sbagliando. No, è proprio Varsavia. Ah, ok, perfetto. Che poi è, tra l'altro è la città di origine di Andrei, perché lui è nato a Varsavia, viveva a Cracovia insieme alla moglie. E in quella circostanza avevamo di fatto organizzato un'intervista con la moglie, perché è lei che ha avuto la maggiore familiarità con Giovanni Paolo II, nonostante spesso Giovanni Paolo II uscisse con entrambi, con tutta la famiglia, anche con le quattro figlie man mano che crescevano, però di fatto lei è stata il braccio operativo, anche perché è una donna di un carattere molto forte, non si ferma di fronte a niente. Forse Andrea era la mente, lei era il braccio operativo. Approfittammo della sua disponibilità, abbiamo fatto questa intervista che comunque ci ha permesso di ricordare la figura di Giovanni Paolo II nel giorno della sua canonizzazione. Perfetto, e noi ascoltiamo proprio uno stralcio in cui parla di lui, scava nei ricordi e sono belli da sentire anche i silenzi. Ascoltiamo insieme. Ho saputo tutto il tempo che era un santo. E che cosa glielo ha fatto capire quando vi frequentavate che era un santo? Questo si vede. Da che cosa? Questo si vede. Non,
non si può, penso, dire in dettaglio, ma ho imparato molto da lui, perché aveva questa visione molto chiara. Era anche un filosofo che ha capito la storia della filosofia e tutti gli aspetti della situazione dell'uomo nel questo mondo. Quindi al centro della filosofia di Wojtyła c'era l'uomo? Certo. D'altra parte la sua filosofia era tutto il tempo era fatta per aiutare l'uomo e la famiglia degli uomini. La intenzione era del pastore, una intenzione del pastore. Un ricordo personale, il più bello di Karol Wojtyła. È difficile di dire, perché tutta questa storia della nostra amicizia era molto movente e molto felice. Bello questo ricordo di Giovanni Paolo II. Noi abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio ovviamente durante il suo pontificato, ma sia Andrea che la moglie hanno avuto il piacere di conoscerlo prima. L'attenzione alla famiglia, poi un ambito per cui si sono anche impegnati molto. Sì, in effetti anche Andrea è stato collaboratore di Giovanni Paolo II, in quanto insieme alla moglie faceva parte della Pontificia Accademia della Famiglia, mentre Wanda, oltre a questo incarico, aveva anche il ruolo di componente nell'Accademia per la Vita, perché lei, in quanto medico, aveva sempre lottato per la difesa della vita fin dagli anni in cui era collaboratrice di Monsignor Karol Wojtyła prima e poi del Cardinale Karol Wojtyła a Cracovia, e quindi diciamo che Andrea gli dava una mano principalmente per l'aspetto della famiglia, Wanda in tutti e due i settori. E c'è da dire che la loro complementarietà, quella di Wanda e di Andrea, era non solo di carattere, diciamo, culturale, perché Andrea è filosofo, lei medico-psichiatra, ma anche caratteriale, perché, come avete visto, Andrea è una persona molto dolce, molto delicata, molto umile. Adesso, visto che il tempo è poco, ascoltiamo uno stralcio in cui lui si sofferma sulla figura di Padre Pio e sul rapporto che aveva con la famiglia. Sua moglie è legata a Wojtyła e a Padre Pio da un evento particolare, da un miracolo. Quando lei ha saputo che sua moglie era malata, cosa ha fatto? Ha scritto a Wojtyła? Sì, perché era, penso, in Italia in questo tempo, e ha scritto a Padre Pio, sì. Questa è storia molto conosciuta. Ma e quando poi ha saputo che non c'era più niente, chi gliel'ha raccontato, chi gliel'ha detto? No, per me era una gioia, ma per lei era una cosa, per mia moglie, era una cosa abbastanza difficile, perché si ha entrato nel
relazioni particolari. Ho capito. Sì. Qual è l'insegnamento di Wojtyła che ha influito sulla sua vita? Sulla sua vita e sul suo pensiero? Sì, vita. Sì. Oh. Suo particolare realismo dell'uomo, realismo della si può dire dello sviluppo dell'uomo. L'uomo come una persona che si sviluppa grazie a sua atti, a sua azione. Diventa bene quando fa bene e diventa male quando fa male. Quindi l'uomo è ciò che fa. Sì, sì. Questo era il pensiero di Wojtyła che ha cambiato il suo pensiero. Si può dire, sì. Sembrava un dialogo tra filosofi. E allora, è molto commovente. Ho parafrasato Feuerbach. Sì, sì, adattandolo vabbè, le conoscenze ci sono, confermiamo. E bella anche la frase che disse Padre Pio quando Wojtyła appunto raccomandò le preghiere. A questo non si può dire di no, lì c'è tutto. Lì c'è tutto, non solo perché poi Wojtyła è stato quello che ha sbloccato il processo, che non riusciva a partire dalla beatificazione di Padre Pio, non solo è quello che l'ha beatificato e che l'ha canonizzato, ma è stato colui che lo Spirito Santo ha scelto per cambiare la storia della Chiesa e la storia dell'umanità. E l'umiltà si vede anche in banda quando dice: non riesco a gioire, non sono abbastanza matura per accettare il miracolo, ho paura dell'avidità dell'amore di Dio. Ed è quello a cui si riferiva Andrea quando ha parlato della difficoltà della moglie di accettare questa irruzione, sebbene positiva, benefica, risanante, dell'amore di Dio nella sua esistenza. Paradossalmente si era già preparata anche all'esito negativo di questa malattia, perché le era stato detto che al 95% di possibilità si trattava di un tumore, il 5% di un'infezione, quindi si era già preparata anche a lasciare le sue quattro figlie piccole psicologicamente, però accettare il miracolo è stato un percorso lungo, difficile, che probabilmente si è compiuto quando si è incontrata direttamente con Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo nel 67 e quando ha sperimentato la carezza di Dio attraverso la mano di Padre Pio. Grazie per questo ricordo, Stefano, è un ricordo che dedichiamo alla famiglia Poltaschi. Grazie ancora, è stato bello averti qua. Speriamo che ci sia una prossima volta. Volentieri. Buona domenica. Noi ci fermiamo per qualche istante, ma ritorniamo con Ricomincio da te.